Uè, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una cosa un po' particolare. Solitamente su questo canale si trovano video di fact checking, di debunking, o comunque in cui racconto quei gruppi, quelle community in cui le fake news nascono e proliferano. Oggi invece facciamo da cavia. Ecco, quindi vado a fare un po' di quiz interattivi sul saper riconoscere o meno le notizie false. Vediamo come va. Come al solito, prima di cominciare vi invito, nel caso vi piaccia il video, ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, un suggerimento per nuovi esperimenti o per nuovi video. Prima di iniziare con il video, se anche voi volete fare il test, vi lascio il link in descrizione, quindi potete mettere in pausa il video, andare a farli, poi tornare qua e scrivermi nei commenti com'è andata. Se invece non ci avete sbatti, guardate il video e li fate più o meno insieme a me, se vogliamo, ok? Quindi ci riflettete mentre io leggo le domande. Detto ciò, iniziamo! Primo quiz che andiamo a fare oggi, quiz di Sky TG24 del 2017, un po' vecchiotto ma i meccanismi penso siano più o meno attuali. Quiz interattivo, sai distinguere una notizia vera da una falsa? Scopriamolo assieme. Inizia il quiz, come ti chiami, il canale di Gross. Iniziamo. Ciao, il canale di Gross. Il 2 aprile si celebra l'International Fact Checking Day. L'associazione factcheckers.it ha lanciato un progetto di educazione alla verifica delle fonti con Sky Academy. Va bene, proviamolo. I Simpson a caccia di Pokémon. Secondo questa foto condivisa su imgur.com, i Simpson avrebbero previsto l'arrivo dei Pokémon Go. Molto poco boomer questo testo. Cosa ne pensi? Allora, questa è l'immagine. Vero, i Simpson hanno previsto diversi fenomeni culturali importanti. Non ho visto la puntata, ma l'immagine sembra autentica. Sembra solo un meme a chiappa click, frutto di fotomontaggio. I Simpson avevano previsto, è sempre un grande classico. Mi sembra un po' strano che sia così tanto product placement, in realtà, cioè devo dire la verità. Bello, lo stile del disegno è molto Simpson, però direi che ormai è abbastanza ricopiabile. Direi che sembra solo un meme a chiappa click in realtà. Secondo me è troppo. Sarebbe troppo product placement fatto proprio così uguale. Esatto! Yeah! L'immagine non è autentica, o almeno lo è a metà. Lo sfondo è stato ripreso dall'episodio della stagione 14, ok? Mentre lo smartphone con i Pokémon è stato aggiunto dopo con un fotomontaggio. Proseguiamo. Questo account Facebook è autentico? Un po' di tempo fa questo post di Facebook ha raccolto centinaia di migliaia di like, ma si è poi rivelato una bufala. Quale elemento oggettivo poteva far venire qualche dubbio sulla sua autenticità? Qui una versione più grande dell'immagine. Perfetto. Allora, quale elemento oggettivo poteva far venire qualche dubbio sulla sua autenticità? Oggettivo. La foto profilo non è quella ufficiale del brand. Il contenuto improbabile, può un'azienda regalare auto. L'identità non verificata dell'account. Allora, vediamo un po'. Allora, beh, direi che il logo, dubito Volkswagen abbia quello. È scritto un po' di merda, Volkswagen.italia. Vabbè, il messaggio in realtà chi lo sa, magari può essere anche solo semplicemente pubblicità stramba. Adesso non ci voglio leggerle bene. Vabbè, un po' esagerato. Io direi l'identità non verificata dell'account, perché non c'è manco la spunta, ad esempio. Credo che su Facebook ci abbia una spunta, o è solo Instagram. Esatto! Yeah, 2 su 2. Questo è il post di un più riuscito di colpi di Hermes Maiolica, il re delle bufale in Italia. Un dubbio sulla sua autenticità poteva venire dal fatto che non ha la spunta blu, quindi non è stato verificato. Ottimo, bene, bene. Proseguiamo. Invasione africana. Questa immagine è stata usata di recente per descrivere l'arrivo in Europa dei migranti provenienti dal Nord Africa. Guardala con attenzione e poi dici cosa ne pensi. Beh, già che sono bianchi direi che mi sembra un po' difficile che arrivi dall'Africa. È un fotomontaggio, è impossibile che una nave possa trasportare tante persone. No, questo temo sia vero. Non si riferisce agli ultimi sbarchi, ma ad eventi di molti anni fa. È l'immagine di un documentario sui migranti presentato agli ultimi Oscar. Ma vado abbastanza sicuro sulla B, anche perché secondo me questa arriva da... Oddio, c'era un caso negli anni 90 di migranti dall'Albania che arrivarono in Puglia su una nave. Secondo me è quello, quindi vado di B. Esatto, 3 su 3 on fire. L'immagine è autentica, ma non si riferisce agli ultimi sbarchi nel Mediterraneo. Risale al 91, quando al porto di Bari attracca la nave Vlora con oltre 20.000 albanesi a bordo. E questo è uno dei meccanismi più usati, no, dai produttori di fake news, quindi prendere immagini e decontestualizzarle in parte o in toto. Proseguiamo. 4. Gentiloni su Twitter. Questo screenshot è vero o falso?
Oggi annuncerò ai colleghi del Consiglio europeo che l'Italia ha intenzione di indire un referendum per uscire dall'euro. Vero, alla spunta blu, quindi deve essere reale. Vero, perché la foto e il nome del profilo @PaoloGentiloni corrispondono a quelli dell'account ufficiale. Potrebbe essere uno screenshot falso. Vado a controllare il suo profilo. Direi che è abbastanza falso, dai. Qua avranno aggiunto la scritta dopo. Beh, non si vede. Sembra fatta abbastanza bene. Vabbè, mi sembra abbastanza telefonata. Esatto! Questo tweet non è autentico, è stato creato da uno dei tanti generatori di tweet che si trovano online. Meglio non fermarsi mai agli screenshot e verificare nella timeline del profilo. Notizia shock! Quella riportata qui sotto è stata una delle notizie più condivise sui social network durante l'ultima campagna referendaria. Purtroppo si tratta di una notizia falsa. Dopo averla letta qui, puoi indicare quale elemento poteva mettere in allerta? Andiamo a leggerla. Accesso negato. Ottimo, quindi ne è un po' alla cieca. Notizia shock! Referendum, trovate 500.000 schede già segnate col sì. Condividete. Il fatto che si tratti di un sito.com, direi di no. Non esiste una località chiamata Rignano sul Membro, bello. Potrei andare a verificare, ma noi non variamo. Il fatto che il menu abbia appena tre voci. Beh, direi che andiamo sulla B, dai. Corretto! Evviva! Nell'articolo ci sono diversi contenuti sospetti, chissà. Il più evidente è il nome della località in cui sarebbero state ritrovate. Rignano sul Membro è inesistente. Va bene, per verificarlo basta una ricerca su Google. Ottimo. Proseguiamo. Occhio ai dettagli. In quale città è stata scattata questa foto? Singapore, Londra, Pechino, New York. Allora, direi sicuramente non Londra né New York, perché ci sono le scritte in un idioma che io non conosco. Singapore o Pechino? Boh, non saprei. C'è Shanghai, scritto qua, Joe's Shanghai. Ma magari Chinatown. Magari Chinatown. Allora, facciamo attenzione. Questo sembra uno di quei giochi della settimana enigmistica. Le targhe! Le targhe. Non si capisce, però. Targa rossa. La targa mi sembrava un buon metro. I cittadini, però, sono cinesi, però. Chinatown. Io ti sparo un. O Londra o New York. Sarebbe bello vedere dove guida la gente. Sinistra, New York. Esatto, madonna, ma sono fortissimo! Chinatown o New York City. Lo si può capire dalle insegne dei negozi e dalle targhe delle auto, che non si vedevano, che forniscono diversi dettagli utili a localizzare l'immagine. Bene, bene, proseguiamo. UFO in arrivo. Allora, qua si potrebbe chiedere a Giovanni Pili, che sta facendo una serie sul suo canale, seguitelo. Secondo questo video molto popolare su YouTube, agli inizi di dicembre 2015 è stato avvistato un UFO sopra il CERN di Ginevra, dove ha sede il più grande laboratorio di fisica delle particelle al mondo. Dopo averlo visto, cosa ne pensi? Scommetto che non andrà. Va invece. December 2015, Switzerland, Ginevra. Bello. Vabbè, questo grande buco di culo di nubi, devo dire. Sparito. Non credo agli UFO, è solo un fenomeno atmosferico particolare. L'oggetto che si vede muoversi potrebbe essere un riflesso della videocamera. Quel giorno a Ginevra non c'era il sole e non era bel tempo. Vabbè, questo non lo so e non vado a vedere. Non so, a me sembrava un po' photoshoppato, però non lo so. Un riflesso della videocamera. No, non è un riflesso della videocamera. Beh, sicuro magari sarà la C, però vabbè, io gli dico la A, dai. Sbagliato. Vabbè. Il giorno del caricamento a Ginevra il cielo era sempre coperto. Per scoprirlo basta utilizzare uno dei tanti motori di ricerca. Vabbè, ma io qua. Allora, mi volete indurre a barare, non si fa, non si fa. Comunque, vabbè, dai, ci sta. Un errore, dai, ci sta. Proseguiamo. Qual è il mio punteggio? Niente male, 6 su 7, promosso. Bene, proseguiamo con il test di Google in collaborazione con Altro Consumo. Anche questo qua direi risalente tipo al 2020, se non ricordo male. Powered by scuola.net, wow. Qua possiamo addirittura scegliere l'omino. Noi non c'è arancione, male, male, già non mi piace. Facciamo blu, dai. Allora, The Information Tower. Cosa c'ha? Le opzioni, immagino. Madonna, qua. Un altro livello, eh. Va bene. Big up Samuele Sciacca e Manolo De Oluc Savi Antoni. Benvenuto nel palazzo Google e Altro Consumo, la lobby. No, stavo leggendo! Naggia, vabbè. I poteri forti mi hanno impedito di scoprire le regole dopo. Ciao, benvenuto nel palazzo Google e Altro Consumo. Ah, ho sospetto che ora me lo ripeterò. Qui puoi trovare alcuni strumenti e consigli per imparare a valutare le informazioni online. Yeah! Vedi questo grande monitor? Lo vedo. Il monitor mostra articoli veri o falsi. Il mio compito qui è capire quali articoli sono veri e quali sono falsi. Iniziamo subito, direi di sì. Il titolo è equilibrato, potrebbe sembrare la notizia vera. Cosa devo fare? Non ho capito. Ah, clicca qui. La formattazione del testo è corretta, non ci sono errori o refusi. Non capisco. Cosa devo fare?
Sono un babbo io? Oddio, questa notizia è vero o falsa? Allora, economia. Il governo decide per la disco tax, una tassa per salvare le discoteche. Un'ondata di nuove tasse nella legge di bilancio 2021. La manovra approvata dal Senato di comune accordo con il ministro del turismo conferma l'arrivo di un'ondata di piccoli e grandi balzelli che andranno a peggiorare il conto già salato di consumatori, famiglie e imprese. Viene raggiunto uno degli obiettivi principali della manovra, ovvero quello di evitare la chiusura di discoteche in tutta Italia, già vessate dalla pesante stagione estiva 2020 colpita dalle conseguenze del Covid-19. Direi che è falso, perché è una tassa. Governonews.it non credo esista. Dai, quindi andiamo di falso. E esatto, alla grande iniziamo. Perfetto, quindi saliamo un piano di su. Non ho capito in realtà cosa servivano gli indizi, però nessuna discotax è prevista nella legge di bilancio 2021. È importante verificare sempre le fonti. Ok, va bene, sono pronto. Saliamo di un piano. Allora, cosa devo fare? Ancora, c'ho 25 secondi. Analizziamo l'articolo, troviamo i tre indizi. Quindi prima non li ho trovati. Bevande gassate, decibo.it, vabbè, potrebbe essere giusto. Bevande gassate, una soluzione per digerire meglio. Che cosa sono questi secondi? Acquista, cos'è? Addio, cos'è? Viene usato un linguaggio scientifico, forse la notizia è vera. Vabbè, non ho capito gli indizi, comunque. Bevande gassate, una soluzione per digerire meglio. Ebbene sì, il motivo, la composizione delle bevande gassate risulta piuttosto simile a quella di succhi gastrici, e soprattutto per quanto riguarda le sostanze acide. Quando il cibo arriva nello stomaco, i succhi gastrici lo aggrediscono e una dose massiccia di anidride carbonica ha la duplice funzione di sollecitare lo stomaco a secernere una maggiore quantità di succhi gastrico. Quindi qua c'è un typo, potrebbe essere quello. È inoltre dimostrato che i tannini e le procandine, che sono contenuti principalmente nelle bevande gassate, prevengono la formazione di malattie o infiammazioni. I tannini sono del vino. E poi non c'entra nulla col digerire meglio. Le bevande gassate, l'anidride carbonica è un acido. La composizione gassate simile a quella dei succhi gastrici, dubito fortemente. Acido su acido, dovremmo avere una gastrite terribile. Allora, non ne so nulla. Bisognerebbe interpellare Dario Bressanini. L'anidride carbonica dovrebbe essere leggermente acida, quindi ci sta che qua dice che sono acide. Però direi di evitare di giudicare il contenuto, visto che non è proprio il mio mestiere. Allora, qua c'era un errore da qualche parte di ortografia. Boh, ti direi che è falsa. Vediamo un po'. Esatto, 2 su 2, alla grande. Vediamo perché. Se una notizia sembra troppo bella per essere vera, potrebbe non esserlo, come in questo caso. Ah beh, easy così, vabbè, va bene. www.vitaanimale.life, esiste .life? Boh, ho scoperto poco fa che esiste .srl, non avevo idea. Cane cade nel canale, bellissima l'immagine, i delfini lo salvano. Vabbè, già qua direi che... Turbo è stato trovato dopo essere scomparso per più di 15 ore in un canale a diverse strade di distanza da casa sua in Dogwood Drive. Sì, vabbè, direi che è falso, dai. Dogwood Drive, il cane a dorso di delfino. È un po' easy. È un po' perché a volte le notizie possono essere vere ma accompagnate da immagini contraffatte, proprio come in questo caso. Quindi la notizia era vera? Cane salvato da delfino. Turbo, il cane stava affogando, è stato il mio cane leggenda.it. Giovane delfino in castello. Boh, mi sa che c'è. Ma è vera? Vediamo un po'. No, 5 agosto 2022, il test era di un po' di tempo fa. Questo bellissimo cagnolone ha vissuto un'esperienza bruttissima. Questi hanno ripreso la fake, dai. Cane salvato delfino, Dogwood. Beh, non trovo niente, no. Comunque, secondo me è tutta una minghiata. Ah, già finito. 3 su 3, votazione finale, leggenda. Minchia, siamo fortissimi. Bene, basta, finisce così. Oh, finisce così. Vabbè, bene, dai. Bene, per oggi basta così. Spero questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi come sono andati i test a voi nei commenti. Magari se trovate anche qualcosa di simile, linkatemelo, così magari poi lo faccio in futuro. Mi potete trovare su Instagram, se mi volete scrivere. C'è il gruppo Telegram, su TikTok. Trovate tutto in descrizione, insieme al mio libro Cascina Speranza. Basta. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, al prossimo video. Ciao!